miuginciri din medo kaj affau Li non la on fedo ti medo ka passka morir mi io ta sinci di. Ricci spada Storia d'amori Dai, dai, lo metti, lo Bi Perché la pioggia in accendi, in accendi Augusta, Palazzo di Città, sono in compagnia del primo cittadino Giuseppe Di Mare e dell'attesissimo ospite di questa sera Mario Incudine. Benvenuti. Trofeo delle Regioni, stasera in Piazza Castello avremo appunto questo spettacolo musicale molto poetico del, del nostro artista e quindi facciamo subito qualche domanda. Canzoni scordate, un doppio significato, il tuo è diciamo un'arte che attinge molto dalla tradizione siciliana e queste canzoni scordate vengono probabilmente anche dalla realtà, quello che non è scritto e quello che si dimentica facilmente. Qual è appunto il valore aggiunto che, danno, eh, che dà a riproporre queste canzoni sul palco? Eh, la memoria è l'unica cosa che dobbiamo salvare. Senza memoria non sapremo mai che cosa saremo. La memoria ci consente di essere eh, proiettati nel futuro. Il mio primo pro progetto discografico si chiamava Radici nel futuro, e, e questa cosa mi fa pensare appunto alle canzoni scordate. Che come dicevi bene tu, ha questo doppio significato: scordate perché dimenticate, ma anche scordate perché poco accordate perché erano quelle canzoni che si cantavano nelle sale da barba, quelle canzoni che popolavano le feste, come quella di stasera, che popolavano una. Quando la comunità viveva di incontri, viveva di musica, viveva eh, di teatro, viveva di eh, convivialità, quello che forse un po' si sta perdendo. E allora per me ritornare di nuovo qui ad Augusta e ringrazio il Sindaco per, per l'invito e tutta l'organizzazione, ritornare con questo spettacolo che è veramente uno spettacolo eh, intimo ma pieno di energia, intimo perché attinge appunto alla memoria, una memoria che non possiamo dimenticare, per recuperare la nostra identità siciliana. Veniamo da una settimana di G7 in questa provincia in cui si racconta la terra, i prodotti della terra. Io credo che i, a, a, insieme ai prodotti della terra bisogna. Portare anche i prodotti della nostra cultura, perché la terra è legata a doppio filo con la cultura. I canti popolari erano i canti che governavano il lavoro nella terra, i canti popolari erano quelli che determinavano l'orologio eh, di una comunità e gli appuntamenti più salienti di ogni comunità. E allora oggi ritornare con i miei fidi musicisti, con il maestro Antonio Vasta e Pino Ricosta, ma... Con la compagnia Il cuore d'argante di Noto, diretta da Giuseppe Spiguglia, eh, è bello perché eh, mi prendo la licenza di non cantare solo le mie canzoni, ma di cantare la nostra memoria storica. Eh, a proposito di memoria, c'è anche qualche canzone scordata che è proprio tua, cioè di quelle che eh, ho studiato, di quelle che non, eh, non hai inciso o sono rimaste un po' lì e poi hai deciso di portare sul palco? Sì, le canzoni, quelle diciamo tra virgolette minori, quelle che metti nei dischi eh, così e poi magari non fai eh, dal vivo, magari nei dischi hai l'urgenza di metterle perché sono canzoni molto. Mh, particolari, anche intime, per cui eh, hanno un significato profondo per me che le ho scritte, però magari poi in un contesto come una piazza non le fai perché eh, si, 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 tenda, si tende a, a fare un altro tipo di repertorio, invece insieme al repertorio coinvolgente, entusiasmante, secondo me una un puntata al, al cuore proprio per ricordarci che la poesia fa bene, che la musica fa bene e che eh, do, dobbiamo secondo me meno usare i social e più la poesia meno usare le emoticon e più i citofoni, bisogna ritornare a citofonare a dire scendi che ci facciamo una passeggiata e meno usare le short form e più parole meno like e più pacche sulle spalle e quindi tutto questo racconta una nuova sicilianità perché quello che noi vogliamo fare col nostro teatro e con la nostra musica è ridare una immagine nuova a questa terra che è stata per troppo tempo mortificata da troppa letteratura, da troppa cinematografia che l'ha disegnata in una maniera fasulla, falsa, eh, ipocrita, eh, lontana da quella che è la realtà. E allora se una canzone, se un concerto può servire a farci riappropriare della nostra identità che ben vengano questi momenti, quindi anche canzoni scordate ma anche qualche anticipazione, siccome Augusta è nel mio cuore, e da un mese circa è uscito il mio nuovo disco che si intitola Il senso della misura, allora ai nostri amici regaliamo anche un, un paio di inediti tratti dal nuovo disco. E proprio sul nuovo disco volevo chiederti: un disco che ruota attorno all'amore, che poi in tutte le sue forme, quando parliamo di amore, si parla di amore per una donna, per la terra, per, per un amico, insomma, e anche, come dicevi, per la memoria. Quindi, qual è il senso della misura dell'amore che hai messo in questo disco? Il senso della misura, il sindaco che, diciamo, è, è come me, già ha svallato eh, i 40, eh, quando si arriva a, un, a, a, un, a una boa come, come questa età. Tutto riprende forma, tutto riprende posizione nella fonosfera e allora il senso della misura ti impone a dare valore ai sentimenti, a dare valore a un incontro, valore a un tramonto, valore a un abbraccio, valore a una parola, valore a una cena, a un pranzo, a un bicchiere di vino, valore all'amore che è universale. Per cui, se prima i furori giovanili te lo fanno scivolare senza eh, raccoglierne l'essenza, allora superato una certa età ti rendi conto che. Che ci sono delle priorità e questo disco, eh, diciamo che punta su queste priorità che sono i sentimenti. Grazie Mario. Allora, Sindaco, questo spettacolo di Mario Incudine di questa sera fa parte del, di, di tante iniziative di questa tre giorni, di questo Trofeo delle Regioni. Devo dire Augusta di nuovo protagonista, dopo il Federiciano, il Festival delle Poesie, eh, arrivano da, da tutta Italia quasi mille. Ora lei mi, mi dirà i numeri, però insomma, tantissime persone scoprono, riscoprono Augusta, quindi Augusta di nuovo al centro a livello nazionale. E federazioni importanti del nostro Paese scelgono Augusta per svolgere questo trofeo delle regioni che è un incontro del nostro Paese e quindi stasera al concerto ci saranno i piemontesi, ci saranno i laziali, i campani, eh, i toscani eccetera eccetera, non, non voglio fare una lezione di geografia. Questo significa che Augusta è ritornata centrale nel panorama non solo siciliano e eh, per noi è grande motivo di orgoglio perché 25-26-27 agosto chiudevamo il Federiciano con la città invasa da 1200 poeti provenienti da tutta Italia, dopo un mese il trofeo delle regioni, sono stato a fare una passeggiata, la città è invasa eh, pacificamente eh, da uomini e donne con le moto in ogni angolo e questo è quello che volevamo realizzare questo turismo che poi crea sviluppo economico, perché noi ci crediamo, BB pieni, hotel pieni, ristoranti pieni, fa parte eh, di tutto questo e non potevamo che invitare uno dei migliori eh, figli della nostra terra perché non solo la canta, ma è, eh, Mario Incudine è il un custode della cultura siciliana per tutto quello che fa, io lo seguo e eh, spero di invitarlo a Pasqua perché l'ho visto, ho visto eh, cantare e discutere dei riti pasquali nella nostra Sicilia e sono rimasto veramente affascinato e quindi il regalo che volevamo fare a tutti i, i cittadini italiani eh, era quello di offrire un, uno dei nostri migliori figli e Mario Incudine sicuramente lo è.